Carissimi amici del canale, bentrovati, sono Gianluca, India Tango 9, India Charlie Golf, questo è il mio canale, IT9 ICG, e dopo una breve pausa ritorniamo a cercare di creare contenuti video per quanto riguarda tutti gli appassionati della radio, radio amatori, radio ascoltatori, insomma chi più ne ha più ne metta, più di 430 video presenti qui nel canale. E molti di voi mi hanno chiesto di riproporre dei contenuti video per quanto riguarda lo Yaesu FT di X10 e nella fattispecie per l'equalizzatore digitale 10 bande che uso in accoppiata insomma con la radio, ma vi ricordo che questo è un equalizzatore che in realtà può essere connesso e collegato a tutte le radio HF. E parlo chiaramente dell'equalizzatore B7 10 bande UR6 Quebec Whisky. Tra l'altro voi insomma in realtà trovate diversi video e diversi test per quanto riguarda questo equalizzatore con lo Yaesu FT di X10. Oggi vi riproporrò altri video insomma in accoppiata con questo equalizzatore con lo Yaesu FT di X10 e nella fattispecie vi proporrò come dire la differenza sostanziale del mio audio in trasmissione quando c'è l'equalizzatore attivato esterno, quindi il 10 bande, e quando invece l'equalizzatore è disattivato e vado sostanzialmente solo con l'equalizzatore delle FT di X10. Inutile ricordarvi che come dire questo equalizzatore è un equalizzatore che da qualche anno è stato costruito e progettato da un radioamatore ucraino, come vi raccontavo UR6 Quebec Whisky, che in realtà ne aveva proposti altri prodotti in passato, per di più come dire analogici con i potenziometri manuali. Invece questo è un equalizzatore che è sostanzialmente touch, ha due amplificatori microfonici indipendenti a basso rumore con due ingressi indipendenti per vari tipi di microfoni. Il primo amplificatore ha un ingresso sbilanciato, quindi formato da un jack 3,5 mm sulla parte anteriore del dispositivo con la scritta mic, ed è proprio qui che è possibile collegare un microfono. E poi abbiamo un secondo amplificatore che ha un ingresso bilanciato, si tratta di una presa XLR sul retro del dispositivo con la scritta XLR mic. Questo è destinato al collegamento di microfoni da studio di alta qualità, dinamici o a condensatori, dove è necessaria una scheda di alimentazione Fandov a 45 volts. Quindi insomma è un equalizzatore, uno strumento che in realtà ti dà l'opportunità di abbinare diversi tipi di microfono. Ovviamente c'è anche una versione Phantom con un convertitore aggiuntivo e in realtà come dire è abbastanza anche esteticamente carino, si presenta bene. Io sto cercando di mandare dei video nel frattempo che parlo, e la cosa che mi piace soprattutto di questo microfono è che riesce a fare quadra con le emissioni che desideriamo. Aggiungo che ho avuto modo di provarlo anche con l'FT 991 America e con lo Yaesu FT 2000, dove non ero contento dell'emissione. Devo dire che con questo strumento l'ho risolta. Abbiamo in questo strumento i grafici con le frequenze, insomma ti dà l'opportunità di vedere appunto le 10 bande da 90, 150, 220, 350, 50, 800, 1300, 2000, 2009, 4500 Hz, ed è un firmware dedicato alle HF, quello che insomma dispongo io. Però il produttore, il progettista ti dà l'opportunità anche di avere con te, qualora lo richiedessi, un firmware
dedicato alla CB, quindi con i 100, 150, 250, 400, 600, 100, 1700, 2700, 4400 e 7800 Hz. In più in questo equalizzatore abbiamo gli effetti eco del processore commutabile con modalità delay ed eco, abbiamo un livello regolabile di 0,24 dB e una durata di 24-140 millisecondi. È presente anche la funzione Roger, la modalità bypass, la funzione PTT, l'indicazione del livello del segnale d'ingresso con uno step di 3 dB, ha una tensione di alimentazione minima di 4,5-5,5 volts. Le dimensioni sono 127x85x80 mm senza connettori, un peso di 6,3 kg. Insomma, penso che in realtà ho fatto una panoramica di questo bellissimo strumento, però adesso andiamo al lato pratico. Potrete vedere direttamente con il grafico che ho messo nel video dell'FTDX10 il test microfonico con l'UR6 Quebec Whisky 10 bande, il test con soltanto l'equalizzatore microfonico dell'FTDX10 e il test senza equalizzatori. Io vi auguro una buona visione, faccio partire soprattutto e subito i contenuti video, mi raccomando commentate, rimanete connessi, se vi fa piacere iscrivetevi e mettetevi il like. Via i contenuti video, un abbraccio da parte mia, Gianluca, India Tango 9, India Charlie Golf, questo è il mio canale IT9 ICG. Test numero 1, UR6 Quebec Whisky, equalizzatore 10 band con Yaesu FTDX10 ed M100. Ripeto, test numero 1, equalizzatore 10 band UR6 Quebec Whisky Uniform X-Ray 4 Lima Alpha. Test numero 1, M100, doppia capsula microfonica, condensatore dinamica, equalizzatore, la radio Yaesu FTDX10 e adesso proveremo anche il test audio senza equalizzatore. Solo audio dello Yaesu FTDX10, sto lavorando adesso con l'equalizzatore microfonico della radio, non siamo con il 10 band ucraino. IT9CG, test audio solo con l'equalizzatore microfonico della radio. 1, 2, 3, 1, 2, 3, sembra Yaesu FTDX10 e microfono M100, doppia capsula dinamica e a condensatore. Ok, adesso siamo con l'equalizzatore digitale 10 bande, proveremo fra poco la modalità DX presente qui nell'equalizzatore digitale, perché si può usare sia una modalità normale che una modalità DX. Un attimino, premo e proviamo subito. Ecco, questa è la modalità DX. Dovrebbe un tantino abbattere bassi ed essere più acuta, penetrante come si suol dire, e adesso proveremo e faremo un test senza equalizzatore in modalità DX normale, ma staccando tutti gli equalizzatori, sia quello della radio sia quello appunto dell'ucraino, l'UR6 Quebec Whisky. Un attimino che stacco. Ok, adesso siamo senza equalizzatore microfonico, sia non è presente né l'equalizzatore microfonico dell'FTDX10 né l'equalizzatore digitale 10 band. 1, 2, 3, prova, 1, 2, 3, prova.
si ritorna sempre con l'equalizzatore digitale, concludiamo il test ora di nuovo con solo l'equalizzatore della radio. Adesso siamo solo con l'equalizzatore della radio, con l'equalizzatore appunto dell'FT di X10. L'emissione è sempre consegnata dal microfono qui, Iaesu M100, doppia capsula microfonica, IT9 ICG, India Tango 9, India Charlie Golf.